Ciao ladies, come state? Io sto morendo di caldo. Io oggi sono qui pronta e sono sempre più abbronzata, quindi c'è una challenge nella challenge, nel senso che per la base ormai non so più che cosa utilizzare, veramente vado a tentativi. Ma per il resto del trucco voglio proporre una cosa che mi stavate chiedendo di fare di nuovo, un monochrome look, monochrome makeup, quindi tutto quanto su un colore. Senza dirvi nulla, vi ho chiesto di scegliere tra due colori su Instagram, seguitemi lì se ancora non lo fate e ovviamente iscrivetevi anche al canale se ancora non l'avete fatto per entrare a far parte della famiglia delle ladies. Comunque sì, vi ho fatto scegliere tra verde e rosso e voi non sapevate, non avevate idea di che cosa, cioè che cosa servisse questo sondaggio, anzi alcuni hanno pensato fosse per le unghie e invece no. Ero convinta vincesse il verde, dico la verità, ero convintissima vincesse il verde, ma forse proprio perché avete pensato che si trattasse delle unghie, avete votato rosso. Ha stravinto il rosso e quindi oggi mi trucco completamente di rosso. Più che completamente, quasi, perché ovviamente non è che mi andrò a fare alcune cose rosse, cioè tipo, non lo so, l'illuminante non ce l'ho rosso, non ho nemmeno un fondotinta rosso, un correttore, insomma, vabbè, ci siamo capiti. È stata una sfida più difficile di quel che pensavo, perché ovviamente io già ho preso alcuni prodotti, no, rossi dalla mia collezione. Mi sono resa conto che tante palette, cioè questo trend delle cose calde, warm palette, non contengono poi dentro veramente del rosso, perché io non voglio fare bordeaux, anche se ovviamente poi mi servirà per magari scurire le parti più esterne del look, oppure anche interne se faccio un halo, ancora non so. Ovviamente il bordeaux mi serve, ma io non volevo fare un look totalmente bordeaux, io volevo fare un look rosso, rosso, rosso. E se ci fate caso, in un sacco di palette anche famose, perché sono palette calde, quindi ispirate ai toni rossi, non c'è un rosso, né metallizzato, né matte, non c'è. Cioè, pensate addirittura che la Naked Heat non è nemmeno tra le palette che ho selezionato, perché non c'è rosso, cioè non c'è. Io ho trovato tanti bordeaux, quindi questo colore qui, ad esempio, da Lanvogini. Intanto direi che inizio a truccarmi mettendo il primer viso e uso questo qui, che vabbè, in estate lo tiro sempre fuori, lo uso sempre, sempre, sempre. E praticamente, oltre a truccarci di rosso e a condividere il mio disagio di questo rosso, su Instagram da un po' di tempo hanno abilitato un nuovo strumento nelle storie, che è quello delle domande, e io faccio, diciamo, il Q&A of the day, quindi rispondo solitamente a una domanda al giorno, poi se magari un giorno faccio più domande, insomma, magari il giorno dopo evito di rispondere. E da qualche giorno, e sinceramente non so da chi è nato, perché l'ho visto in tantissimi tantissimi profili, è nato, diciamo, l'Aimai, cioè è stato ripreso l'Aimai, e quindi mi sono fatta fare un po' di domande. Aimai questo, Aimai quest'altro, e vedremo un po' cosa ne esce fuori. Intanto prendo anche questa palette qui dalla Brave Collection di Mulac, che si chiama Bella Vita, ed è la loro nuova palette occhi. Tolgo la plastichina e questi sono i colori. Forse potremmo utilizzare questo qui, Your Tribe, come rosso metallizzato, anche se vabbè non è che rispetto proprio il rosso che volevo io, però comunque è la cosa più rossa che ho metallizzata. Come correttore ho questo di Glossip, il numero 4, e poi ho Warm Honey di Nabla. Io vorrei da un lato provare a usare solo Warm Honey, perché penso di esserci arrivata, però non lo so. Però siccome non metto il fondo, vado a mettere Warm Honey un po' tipo qua. Che dite, il mio colore? Wow. Secondo me è ancora troppo scuro, però sfumato. Non è il mio colore. Però devo dire che è un po' aranciato, eh. Ora, a prescindere dal mio colore o meno, è un po' troppo orange. Vado col correttore di Glossip, anche perché devo un attimo capire che cosa portarmi in vacanza. Che poi a me il collo non è che si abbronza molto, cioè vedete, sono bianca sul collo. Io direi di iniziare a vedere le domande che mi avete fatto, perché sono moltissime, ci sono moltissime Aimai, e spero che, insomma, ci sia anche qualcosa di carino, interessante, e soprattutto che sia di spunto per chiacchierare di qualcosa, perché ci piace chiacchierare, ci piacciono i get ready together. Chissà che cosa vi starete mangiando o bevendo in questo momento mentre guardate il mio video. Come al solito, ormai dai, facciamolo un appuntamento fisso. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se state mangiando o bevendo qualcosa mentre guardate il video, cos'è. Così mi date un po' di spunto. Hai mai bevuto così tanto da non ricordarti quello che hai fatto? No, non mi è mai capitato. Non mi è mai capitato di
in generale di bere tanto e non mi è mai capitato quelle cose che ti svegli e dici oddio ieri sera che è successo e devi chiamare i tuoi amici per mettere insieme tutti i pezzi, no? Assolutamente no, non è una cosa che mi piace non avere il controllo di me e poi vi dico la verità, forse è una cosa che aiuta molto. Non mi piacciono un sacco di alcolici, oltre al fatto che fanno ingrassare moltissimo e quindi preferisco altre cose che mi fanno ingrassare, tipo le patatine fritte sono molto più buone, ma non, cioè non mi piace proprio il gusto, è in bocca, è troppo forte, non, tutti i super alcolici non mi piacciono, tutti vodka, rum, qualsiasi veramente super alcolico che tipo quelli da discoteca, ecco non me ne piace nemmeno uno. Ovviamente le cose un po' limonate, quindi un vodka lemon con molto lemon e poco vodka, non è che mi dispiace per carità, però se devo scegliere evito perché già non è una cosa che mi piace, in più non... no. Le cose che però mi piacciono sono la birra, che fortunatamente ti riempie molto presto, quindi non ne ho mai bevute tantissime proprio perché ti fanno sentire gonfie abbastanza presto le birre. Soprattutto quando ero più piccola e bevevo un po' più di birre quando uscivo con gli amici, ero sempre molto brilla, molto felice, non mi è mai scesa. Invece un sacco di gente che beve poi tipo stare all'angolino a piangere mentre sta in discoteca, boh, non lo so, succedono cose strane. Intanto prendo il blush ed è questo qui di Astra, numero 5, che si chiama... non lo so, non ho un nome. E è questo qui però. Ditemi se può andare bene come rosso. Beh, l'effetto comunque è molto bello. Però adesso due belle guance rosse per questa challenge. Faccio anche le sopracciglia, già che ci sto. Vi dicevo che oltre alla birra mi piace il vino. E il vino bianco è stata l'unica cosa che insomma mi ha fatto un po' non ubriacare proprio, però comunque un po' così, ecco, questo è il gesto giusto. Hai mai vomitato in pubblico? Vabbè, in pubblico tipo in mezzo alla strada no, non mi sembra mi sia mai successo, però in pubblico con altra gente che guardava sì. Però sempre in situazioni un po' particolari, tipo magari in un capodanno che eravamo in una casa di amici. Hai mai salutato qualcuno credendo che fosse qualcun altro? Sì, cioè penso che dai, a chi non è successo? Hai mai sbucciato i gamberetti? Sì, anzi io sono una che... allora mio padre ha lavora comunque da tanti anni con il pesce. Quindi io ho imparato a sbucciarlo con le mani. E quindi anche quando sono tipo in ristoranti di lusso o altro, io lo so che con il coltello e la forchetta non riesco a sbucciarlo come con le mani. E quindi io sbuccio tutto con le mani. Cioè potete portarmi anche nel ristorante, non lo so, 8 stelle, ma io sbuccerò sempre il pesce con le mani. Hai mai pensato di lasciare Nicola? No. Non mi è mai capitato di pensarlo. Ok, questo qui mi fa un sacco ridere perché mi chiede: hai mai chiamato il tuo ragazzo con il nome del tuo ex? Tra parentesi, leggero riferimento a Temptation, perché nella puntata, nell'ultima di Temptation Island, una ragazza per sbaglio stava chiamando il suo ragazzo con il nome di un altro che stava frequentando. Ha fatto tipo basta. E poi si è resa conto? No, non penso. Cioè, perché stavo pensando, ma forse è successo e non me lo ricordo. Però, strano che non ti ricordi una cosa del genere. Quindi, se non me la ricordo, probabilmente non è mai successo. Hai mai pensato di partecipare ad un programma televisivo di qualsiasi genere? Allora, ta-da! Ho partecipato a dei programmi televisivi. Allora, a parte che, vabbè, quest'anno mi era arrivata la proposta mail da parte di un'agenzia che si occupa del Grande Fratello e mi aveva chiesto di fare il provino, ma sinceramente non l'ho fatto, ma non per qualcosa, non sono in un periodo della mia vita in cui andrei al Grande Fratello. Tra l'altro poi vedendo com'è andata, vedendo i protagonisti di questa edizione, ma grazie a Dio. Però ho partecipato, ho fatto delle cose. Allora, quando andavo all'università triennale facevo dei lavoretti per mantenermi e uno di questi era il pubblico, perché comunque stavo molto vicina a degli studi televisivi e quindi ho fatto il pubblico e l'ho fatto
alla vita in diretta, poi l'ho fatto ad Affari Tuoi, ad Affari Tuoi ci sono stata parecchio, però ho avuto un'esperienza della mia vita a un certo punto, che poi io, sembrerà strano perché sono qua, ma in generale non mi piace stare sotto i riflettori, non mi piace essere al centro dell'attenzione. Fare YouTube è molto diverso da quel tipo di mondo, perché non c'è nessuno davanti a me, non c'è un pubblico e... cioè, poi dopo ci sarà, no? Nel momento in cui io pubblicherò questo video, ma all'inizio non c'è. E quindi io sono molto più tranquilla, riesco a parlare, a essere me stessa e tutto quanto. Quindi le situazioni invece di televisione mi hanno sempre messa abbastanza ansia. Comunque, boh, non so se sono soddisfatta con le mie sopracciglia, ma andiamo avanti. Intanto metto il primer. E praticamente ho fatto un programma, il nome non me lo ricordo, però presentava Elisa Isoardi, e praticamente dove noi parlavamo di... cioè noi, nel senso, eravamo pubblico, però quel pubblico che interviene, che deve fare degli interventi. Infatti poi dopo un po' me ne sono, cioè dopo tipo un mese, due mesi mi sono andata, perché odiavo questa cosa, cioè che dovevo parlare. E si parlava di spesa, cose di casa o a volte attualità, sempre però molto legata al mondo casalingo. E a un certo punto noi dovevamo fare, cioè ognuno di noi, oltre ad intervenire parlando, doveva fare proprio degli interventi dove era in piedi e faceva vedere qualcosa. Tipo c'era una ragazza che era lì, di origine cinese, che praticamente aveva fatto vedere come si cucinavano i... boh, ravioli, non mi ricordo, e lei in realtà non aveva mai cucinati e non era minimamente, cioè era di origine cinese ma era super italiana. E vabbè, insomma, quella parte un po' finta della televisione. E anch'io ho dovuto fare una parte, io tipo rimandato. A un certo punto mi avevano detto: guarda, lo devi fare, quindi scegli tra insegnare a piegare le camicie o a pulire il divano. E io: non faccio niente di tutto questo. E alla fine ho deciso il divano, perché, cioè, almeno pensavo: dai, non farò figure di merda in pubblico, perché comunque se non so piegare una camicia per bene, poi non so che metodo bisognava, insomma, insegnare. E quindi ho fatto questo intervento in cui dovevo insegnare o dire le tecniche con le quali si pulisce il divano quando si sporca di una cosa e di un'altra. Ovviamente mi hanno detto quello che dovevo dire e punto. Non mi è piaciuto per niente, cioè, a parte, vabbè, ho sentito tanto la falsità, cioè, sapete quando si dice tipo quelle cose del la TV è falsa, no? In realtà no, non tutta la TV è falsa, però vi giuro, quando ho fatto quella cosa mi sono sentita molto falsa. Infatti cioè, mi piace YouTube anche perché è tutt'altro, cioè almeno per me quello che io faccio e che porto è realtà. E quindi quando penso veramente a quella cosa dico: che poi chissà se c'è ancora in giro il video. E in più mi ero impappinata tantissimo, mi ero impappinata un botto, non mi piacevo per niente, mi avevano truccata male. E vi giuro, un giorno vi farò il video di come mi hanno truccata in Rai, mi dispiace ma è così. Come base vado a stendere questo matitone Jumbo Eyeshadow di Astra numero 67, che ho paura sia un po' più viola che rosso, però almeno come base forse ci può andar bene, vediamo. Vabbè, dai, sì, è sempre quel colore un po' borderline tra viola e rosso. Hai mai perso un volo? No, non ho mai perso un volo, ma stavo per farlo, cioè stava per accadere. Ero con delle mie amiche a Londra tanti anni fa, ormai purtroppo sono tanti anni che non torno a Londra e assolutamente voglio tornarci, quindi stay tuned perché quest'anno accadrà. E praticamente era il 2013, eravamo partiti con Ryanair, quindi per tornare dovevamo andare di nuovo a quell'aeroporto un po' lontano, che se non sbaglio è Stanford. Bisogna prendere un bus che ti ci porta. Adesso credo che le cose siano cambiate, si possa anche prenotare. Prima no, tu dovevi arrivare lì e prendere, insomma, il biglietto, aspettare, e noi l'avevamo preso. Ma quello che serviva a noi come orario era già pieno. E noi diciamo: sì, scusa, però, cioè, noi dobbiamo salire su quello, se no non prendiamo il nostro aereo. E lui ha detto: no, quello dopo arriva lo stesso. Invece è arrivato un botto tardi perché c'era traffico. Ne avevamo paurissima di perdere
l'aereo e stava per accadere, cioè stavano veramente... era quasi chiuso il gate, noi abbiamo corso tantissimo. Ho ancora dei video da qualche parte, perché io non so perché, ma ho sempre fatto video, anche quando non avevo un canale. Da quando si può, cioè da quando era possibile fare video con i telefoni, io ho sempre fatto video, anche con mia sorella e poi appunto con le mie amiche a Londra. Insomma, vloggavo non sapendo di star vloggando. Però fortunatamente non l'abbiamo perso. Invece quello che ho perso, intanto faccio la quiz con Fetish. Quello che ho perso è stato un bus quando io stavo a distanza con Nicola. Lui stava a Pisa e io sempre qui a Roma, e ci vedevamo spesso utilizzando Megabus, quelli che venivano poco, no? Una volta arrivo e mi parte davanti. Io ho pianto, ho pianto perché volevo vedere Nicola. Ho chiamato, non ho chiamato subito Nicola perché stavo così e non volevo fargli sapere che l'avevo perso. Allora ho chiamato Deborah, non era tantissimi anni fa, si parla di 3 anni fa forse. Insomma, ho pensato un attimo, ho detto vabbè, io userò altri soldi, vado e prendo il regionale. Hai mai fatto la pipì in mare o in piscina? Sì, da, ancora la faccio. Hai mai rovistato nella spazzatura? Raga, hai mai rovistato nella spazzatura per recuperare qualcosa? Allora, una volta io portavo l'apparecchio. Ho portato l'apparecchio per diverso tempo, ve ne ho parlato su Instagram in un Q&A of the day parlando dei miei denti. Ho portato diversi apparecchi per tanto tempo. Quello, il primo che ho portato, quello che portavo alle elementari, era quello mobile superiore. Quelli mobili che quindi hanno, diciamo, i due lati dei denti e poi si uniscono con, insomma, metallo. Quindi tu lo metti, però ovviamente non ci puoi mangiare, quindi lo devi togliere per mangiare. E io ogni volta lo dovevo togliere per mangiare, perché io alle elementari facevo il pranzo lì. Uscivo tardi, uscivo alle 4:30 da scuola. Intanto qui sta avvenendo un trucco un po' più berry che russo, quindi devo in qualche modo recuperare. Vado a prendere dalla palette di Mulac la Daily Mood Barbecue, che è un rosso molto molto aranciato, però almeno prova a ristabilire un po' la situazione. Quindi io a mensa ogni volta mi coprivo, mi toglievo l'apparecchio, lo mettevo in un fazzoletto vicino a me, mangiavo e poi dopo andavo al bagno, lo pulivo, lo rimettevo, insomma facevo quello che dovevo fare per l'apparecchio. Se non che una volta, me lo scordo, le signore della mensa ovviamente sparecchiano, pensano che sia un fazzoletto sporco, quindi prendono, frullano tutto quanto nel cassonetto davanti alle mie scuole elementari. Io poi non lo trovo più, ovviamente me ne accorgo però non prestissimo, credo quando mamma è venuta a riprendermi all'uscita dalle elementari. Era palese che fosse a scuola. Siamo andati lì, fortunatamente non avevano ancora preso la spazzatura. È successo, ragazzi, è successo. Abbiamo rovistato con i guanti in tutta la spazzatura di una scuola elementare, ok? Che poi forse è meglio scuola elementare che media e liceo, eh? Hai mai fatto scenate psicopatiche di gelosia al tuo ragazzo? Sì, sì, è successa una cosa un po' buffa, nel senso che intanto vado anche nella parte inferiore dell'occhio a ricreare una sfumatura con questi rossi, e utilizzo anzi questo rosso qui dalla palettina di Huda, che è un rosso un po' amarena, però comunque sempre rosso, è rosso a tante sfumature, ma non c'è comunque quel rosso che intendo io. Quel rosso proprio acceso, ecco questo qua, rosso così, non ho un ombretto così. Se ne conoscete uno, però che sia anche bello scrivente, fatemelo sapere, perché non mi sembra che ce ne siano molti in circolazione. Comunque questo qui di Huda è super scrivente, bello. Stavamo insieme da pochi mesi e ovviamente lui prima di me ha avuto un'altra fidanzata, come anch'io ho avuto un'altra fidanzata prima di lui. E non so perché, ma una sera a casa sua, insieme a vari parenti, eccetera, eccetera, c'era una signora che somigliava molto alla sua ex, e non mi ricordo se poi qualcuno ha fatto una battuta o qualcosa. Io ero convinta, cioè mi ero autoconvinta, che questa fosse la madre. E senza dirlo a Nicola, gli ho cominciato innanzitutto a mettere il muso,
cioè tu non esiste che stai a tavola con gli amici di famiglia, me, la mamma della tua ex, ovviamente l'ex non c'era. Cioè, per me era una situazione assurda, mi avevi messo, poi eravamo insieme da pochi mesi, in una situazione veramente di imbarazzo. E quindi ho cominciato a mettergli il muso, e in più lui ce l'aveva con me per un'altra cosa, quindi lui mi faceva il muso, io gli facevo il muso, e io non capivo perché lui lo facesse a me, e lui non capiva perché io lo facessi a lui. Quindi era tutta una serata di musi, che poi mi dispiace, sapete cosa? Che non ho una matita nera, quindi metterò questa matita rossa, quindi metterò questo matitone anche nella rima interna, vediamo un po'. Quindi tutta la serata così, poi andiamo in camera e vabbè, lui, Nicola non è una persona litigiosa e quindi comunque non mi ricordo perché teneva il muso, ma a prescindere voleva fare subito pace, quindi veniva lì e fa vabbè dai facciamo pace, e io ho detto no, ma stai scherzando? E lui diceva ma perché, ma che, cioè sono io che devo essere arrabbiato? Ho fatto no, sono io. E poi lui fa, tu perché sei arrabbiata? Io gli faccio, tu perché sei arrabbiato? Vabbè, alla fine io glielo dico. Lui scoppia a ridere tantissimo. Dici, ma chi stai, ma chi? Ma che stai dicendo? Ma non c'è assolutamente nessuna mamma della mia ex. Io dico, ah. Non è una scena da psicopatica, però con che, cioè raga, dai, no? Era una cena tra pazzi che si mettevano il muso per cose che non esistevano. Let's go back to the makeup per un secondo. Ho preso due eyeliner da utilizzare, cioè nel senso devo sceglierne uno. Uno è questo qui, il Dazzle Liner di Nabla, ed è più scuro e metallizzato, mentre questo qui è più chiaro acceso di NYX, dei Vivid Brights. No, troppo chiaro. No, voglio usare l'altro di Nabla, uno perché è più liquido, l'altro un po' più cremoso pastoso, sarà difficile lavorarlo, e questo qui invece è anche poi più scuro. Questo è il risultato con Cruel Jewel e mi piace abbastanza. Come avete visto, alla fine non ho usato neanche questo colore qui, Your Tribe. Non so se andare a metterlo un pochino per vedere com'è magari nella parte centrale della palpebra. È molto 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 simile all'eyeliner, quindi poi si va un po' troppo a confondere. Ne metto veramente poco, però sembra veramente luminoso, scrivente. Nell'angolo interno so che non è proprio rosso, ma voglio andare a mettere questo qui, che è un blush dall'altra palette, sempre della collezione Bella Vita. Si chiama Fiesta Cheeks ed è questo blush che si chiama Viva la Fiesta, qui in alto. Secondo me rientra abbastanza, perché rispetto agli illuminanti normali è differente, soltanto che non posso andare a metterlo come illuminante qui perché è troppo scuro. Quindi lo prendo con un pennellino e lo vado a mettere come illuminante nell'angolo interno dell'occhio. Dovrebbe avere un bel riflesso dorato, un po' tipo Orgasm di NARS. Hai mai odiato qualcuno da non poterlo manco più vedere? Non so se... dovrei cercare sul dizionario che cos'è veramente l'odio. Non so se ho provato odio per qualcuno più di un tot di minuti, cioè magari lì per lì, no? Odiare qualcuno penso che voglia dire anche forse provare questo sentimento, detestare una persona nel tempo. E non so se io effettivamente ci sono persone che... mi sono sporcata! Queste sono quelle persone. Non so se ci sono persone che odio, però ci sono persone che non sopporto, di cui non sopporto più la vista, o che vorrei ovviamente non volerle vedere, vorrei proprio non incontrarle più nella mia vita. Alla fine ci sono così tanti miliardi di persone al mondo che uno spera di non incontrarle più. Come illuminante utilizzo Sundance rossastro, possiamo dire, che poi non è nemmeno vero, però vabbè, diciamo che va sul rossastro. Ne prendo poco, penso proprio che me lo porterò in estate con me, cioè in vacanza con me, questo illuminante, perché non è troppo scuro. Beh, pensavo peggio, invece la matita è la Teatro di Neve, e poi ho anche il rossetto liquido di Clio, e se vogliamo anche l'opzione glossata, anche un'altra cosina, un gloss di neve. Hai mai litigato con qualcuno per lo sfizio di litigare? Sicuramente nella mia vita è capitato, perché mi piace abbastanza litigare. E, cioè, lo so che è strano da dire, ma è così. Soprattutto in passato mi piaceva abbastanza litigare, invece adesso molto molto di meno, e mi sto, grazie anche alle persone che ho accanto, mi sto calmando.
da questo punto di vista. In passato sicuramente è successo. Comunque che pizza, adesso che sto mettendo il rossetto rosso mi rendo conto di quanto gli occhi siano viola. Devo purtroppo ammettere che è un fail. Che poi il rosso e il viola insieme stanno anche male secondo me. Quindi adesso sento che il mio trucco occhi sta male con il mio trucco labbra. No, ci sono arrabbiatissima. Sono veramente arrabbiata perché è proprio un altro colore. Perché non fate gli ombretti rossi? Non vi ho portato al parco giochi. Vi dico la verità, ci sono rimasta un po' male di questo fail perché pensavo di riuscirci e invece non, cioè sono la prima a non essere minimamente soddisfatta di questa cosa. E credo sia un fail totale, quindi non riesco nemmeno a fare l'opzione glossato o matte perché secondo me in generale sta male e basta, cioè questo rossetto su questi occhi cozzano. Fatemi sapere, con queste emoji commentate se secondo voi il look sta bene, vi piace, oppure con queste emoji se invece è stato un fail e in futuro dovrò provare a rifare questa cosa con il rosso perché non siete soddisfatti. Mi raccomando, mettete un like a questo video se vi è fatto piacere anche sentire un po' di racconti con questi emoji. Ho voluto prendere degli spunti per parlare di me, delle cose comunque che mi sono successe, perché mi piace chiacchierare, so che vi piace chiacchierare con me e quindi niente, spero che vi abbia fatto molto piacere. Io vi mando un bacio grandissimo, vi aspetto su Instagram, Facebook, Twitter e il canale dei vlog. Noi ci vediamo domenica con un nuovo video e soprattutto adesso che è agosto sto facendo ogni giorno un vlog sul canale The Foresters, il canale dei vlog insieme a Nicola, quindi assolutamente andate a seguirmi anche lì se non lo fate. Io vi mando ancora un bacio grandissimo, bye ladies, see you soon.